Buongiorno, benvenuti tutti quanti a questa zuppa del 20 settembre. Io devo dare un messaggio importante di speranza ai ragazzi meno dotati, alle persone che si sentono insicure, ai genitori che pensano che i loro figli non faranno mai strada nella vita. Insomma, quello che io oggi ho capito dai giornali è che un coglione totale, un figlio scemo che voi non vorreste avere, può diventare presidente di un paese del G8. L'ho capito oggi dai giornali, perché io pensavo che Trudeau, il presidente di uno dei paesi del G8, un coglione, fosse un Peter Sellers. Avete presente quelle di Hollywood Party, quello che cade, che fa tutto quel casino di Hollywood Party? No. È veramente stupido, è veramente imbarazzante e ancora non ha perso le lezioni. Cioè, dai giornali di oggi, dai pezzi straordinari di Sallusti, di Meotti, ci sono i pezzi su tutti, di tutti quanti. Non è ancora sicuro che abbia perso le lezioni. Come un paese possa votare Trudeau che si è, dopo aver fatto il moralista, essersi vestito da indiano in India, essersi vestito da marocchino in Marocco, non lo so, dall'italiano in Italia, si scorge che lui aveva fatto il famoso blackface. Dovete sapere che pitturarsi di nero, come non so, fece Orson Welles, è pitturarsi di nero la faccia in America è praticamente vietato, in Canada pure. Cioè ti fanno un mazzo così se ti dipingi la faccia di nero perché sembri un razzista. E lui è stato pizzicato con delle foto con le facce mascherate da nero. Ma io dico, ma se tu sei così coglione, ma non tanto mascherarti di nero, ma fare il moralista su cose che tu hai fatto 5-10 anni fa, ma come? Vabbè, insomma, io penso che questa non sia la notizia più importante della giornata, ma che sia una grande notizia di conforto. Il vostro vicino, il vostro figlio, il vostro nipote, voi stessi che non vi considerate all'altezza, in realtà, quando siete tristi, pensate a Trudeau, presidente del Canada. E i canadesi forse lo rieleggono per la seconda volta. Va al G7, al G8. Vabbè, è vero che ci va anche Conte, ci vanno tutti, insomma. Vabbè, insomma, io però adorerei andare al G7, al G8, magari non mi metto il blackface. Cosa succede poi a proposito di grandi scenari, di grandi personaggi politici che ieri Di Battista ha parlato e invece di ignorarlo, tutti i giornali ignorano nel senso che non ha ruoli politici e dice una cosa anche piuttosto condivisibile, e cioè Di Battista dice: non vi fidate del PD. Derenzizzato, e succede il finimonto. Il Corriere della Sera ci apre, Gramellini indignato. Tu, Di Battista, dovrai finalmente avere un po' di senso di responsabilità per le cose che dici. Sì, mi verrebbe da dire e di rispondere a Gramellini, lo stesso senso di responsabilità che dovrebbe avere che hanno quelli del PD nell'andare al governo e non andare alle elezioni. Il senso di responsabilità è sempre una cosa che è sulla bocca di tutti. Grande senso di responsabilità, faccio il ministro. Grande senso di responsabilità, faccio il presidente del consiglio. Ragazzi, sì, io per grande senso di responsabilità farò il miliardario se volete. Non ho la responsabilità, me la prendo di fare il ministro, il presidente del consiglio, il miliardario, che ne so, il calciatore. Non lo so, fatemi fare tutto quello che volete con grande senso di responsabilità. Nel frattempo, Travaglio invece se lo cucina Di Battista perché dice il Conte 2 è stato plebiscitato. Ma io mi chiedo da Rousseau, io chiedo ai miei amici che mi ascoltano e che sono più colti di me, perché io con l'italiano faccio botte un giorno sì, un giorno no. Ma si può dire plebiscitato? È un verbo plebiscitato, cioè si può plebiscitato, si può dire. Io non l'avevo mai sentito. Conte, io mi fido immaginate che cosa? Della responsabilità del PD. Io lo trovo fantastico. Allora, quello dice che il PD non è, bisogna stare attenti. Gramellini gli risponde: il senso di responsabilità tu non ce l'hai. E Conte risponde: io il senso di responsabilità del PD mi fido perché ha avuto la responsabilità di sostenermi. Io dico: è una storia fantastica. Intervista al Cavaliere che dice oggi sul Corriere della Sera: Renzi non è il mio figlioccio politico.
Ha sempre fatto politica e si è sempre collocato a sinistra, questo è vero, ma piccola chiosa che vorrei fare al Cavaliere, è del tutto evidente che è l'unico che ha una personalità politica assimilabile a quella del Cavaliere. Non mi sembra che questa personalità ce l'abbia Zingaretti detto il Saponetta, ce l'abbia Conte detto l'avvocato del popolo, ce l'abbia Grillo detto l'evasore fiscale. Insomma, chi è che ha una grande personalità di presa nei confronti dei moderati se non... Questo non è un giudizio di valore, ma insomma è una piccola chiosa. Nel frattempo, con una specie di orologeria fantastica, la cassa di Renzi, come gode Fatto e qualche altro giornale, è sotto inchiesta. Sostanzialmente hanno messo sotto inchiesta per traffico di influenze illecite il presidente della fondazione Open, che si chiamava Big Bang, che è quella che ha preso, mi sembra, 7 milioni di euro negli ultimi 6-7 anni per finanziare la cosiddetta Leopolda, un renziano di rito stretto, avendolo messo sotto indagine proprio in questo momento in cui i renziani stanno fondando gruppi parlamentari che, grazie all'ingresso dei socialisti in questi gruppi parlamentari, beccheranno soldi, ma comunque sia socialisti, non perché i socialisti, facile battuta grigliana, rubano, ma perché i socialisti si sono candidati, hanno preso un seggio e quindi possono costituire un gruppo parlamentare al Senato. Ma comunque sia, l'interesse giudiziario nei confronti della fondazione guidata dall'avvocato Bianchi, amico di Renzi, oggi è su tutti i giornali e ovviamente, e quello che ci sguazza di più è il fatto. Vi ricorderei che il traffico di influenze, reato previsto dalla Severino, introdotto dalla Severino, è esattamente, insomma, questa nuova vague grillina. Saranno molto contenti i grillini di questo nuovo reato. Ci sono un sacco di altre cosettine, diciamo, politiche. Il partito di Renzi, secondo Prodi, è come uno yogurt, ha una scadenza ravvicinata, gliela sta gufando. Ma non logorerà il governo, questa è la sintesi di un'intervista fatta a Repubblica. E il sondaggio invece della Verità, cita del sondaggio della Verità sul bullo, come lo chiama la Verità, Pietro non ama Renzi, lo dà il partito di Renzi al 3,4%. Ma la cosa forse più interessante non è tanto l'intervista della Boschi che dice non siamo un partitino, perché vedrete che arriveranno altri 10 che si sommeranno ai 40 parlamentari che oggi il partito di Renzi ha. Ma la cosa più incredibile è quella che dice Prodi, che è di buon senso, e cioè che non avrà mai la possibilità di distaccarsi da questo governo, perché se dovesse distaccarsi da questo governo Renzi, che minaccia tanto e tiene lì col pepe al sedere, ma in realtà c'è un problemino, che se lui fa cadere questo governo e si va alle elezioni, Renzi prende il 3,5%, quindi scompare, anche perché poi c'è una soglia del 4% alle elezioni. E poi Prodi dà un'altra stoccata a Renzi e dice nei partiti si resta anche quando si perde. Di Trudeau vi ho parlato, ci sono un sacco di altre cose divertenti. Questo decreto Costa, quello sull'ambiente, quella cagata mostruosa, tra poco sul sito metterò il pezzo che ho scritto anch'io. E beh, insomma, il decreto Costa, una specie di religione dell'ambientalismo, non passa perché non ci sono i soldi, e quindi ieri al Consiglio dei Ministri neanche ne hanno discusso. Bonus fiscali ci saranno per incentivare la moneta elettronica. Il Sole 24 Ore, il cui azionista, e mi spiace per loro perché ci sono degli ottimi giornalisti al Sole 24 Ore, ma il loro azionista si sente spesso, ha fatto questa proposta della minchia, e cioè di tassare i prelievi col bancomat. Oggi il Sole 24 Ore, che chiaramente i giornalisti si vergognano della proposta dei loro editori, raccontano invece una proposta molto più seria, quella del governo, di semmai incentivare l'uso della carta elettronica, non quello di penalizzare chi prende contanti. Ci arriva addirittura Villarosa, il vice ministro del Movimento 5 Stelle, ma non il centro studi della Confindustria. Vaticano, secondo un bellissimo e secondo me interessante pezzo di Fabio Marchese Ragona, è in deficit per 70 milioni su un budget di 300, Vaticano in rosso, conti in rosso del Vaticano, così come se non in rosso è l'apertura del Daily Mail, ve lo segnalo, Thomas Cook, che è una delle più grandi agenzie di viaggi del mondo, c'ha 180 anni, voi direte che te frega, sì, sapete perché ci frega? Perché ci sono 180.000 inglesi in giro per il mondo pagati da questa, che sono andati pagando la Thomas Cook, e che oggi per tornare in Inghilterra devono avere, non possono tornare perché fallisce la società. È un casino pazzesco avere 180.000 persone che non sanno come tornare a casa, dice il Daily Mail. Farinetti ha venduto la sua acqua Laurisia alla Coca-Cola, gli hanno fatto un mazzo così, perché quando vuoi fare il moralista,
Farinetti come Trudeau, l'acqua dice rispettosi dei valori della Laurisia. Io sono abbastanza d'accordo che la Laurisia c'ha dei grandi valori etici, morali, è un'acqua minerale, spero gasata. L'ha venduta la Coca-Cola e allora non contento, dice la Coca-Cola rispetterà la grande responsabilità sociale. Farinetti, hai preso 88 milioni di euro, zitto! Ma perché? Ma perché i miliardari che fanno i soldi ci devono attaccare le pippe con la moralità e la responsabilità sociale? Tu hai venduto l'acqua perché volevi 88 milioni, non ci rompere le palle con st'ipocrisia. Ho venduto l'acqua perché c'è la Coca-Cola, rispetto sociale. Ma se la Coca-Cola ti faceva orrore, neanche la faceva entrare Italy. Poi quando te compra Laurisa, zitto e muto. È una cosa che mi fa impazzire. 88 milioni! Io mi vendo anche gli occhiali per 5 euro se qualcuno li vuole, anzi, se volete, 5 euro. No, 5 è poco, facciamo 25 euro. Anche Jack lo squartatore, se mi fa un PayPal, glieli do 25 euro. Incredibile, Farinetti, perché c'ho gli stessi valori morali. Ultima cosa, invece, seria: muore un bambino in auto, abbandonato in auto dal papà. Ingegnere, mi sembra di 3 anni, eccetera, e tutti i giornali, foto in prima pagina, c'è una legge che aspetta in Parlamento e questo bambino è morto. Sapete quanti sono i bambini che sono morti in auto negli ultimi 10 anni? Lo scrivo nel libro che uscirà il 24 ottobre sulle tasse, i prelievi nascosti. Sapete quanti sono stati i bambini morti negli ultimi 10 anni che hanno giustificato questa legge che cambierà tutti i seggiolini, metterà l'allarme e tutto quanto? 9. 9 bambini in 10 anni. Ogni bambino morto è una tragedia irreparabile, siamo tutti d'accordo. Ma secondo voi, 9 persone, sapete quanto tempo ci muore, purtroppo quanto ci mettiamo a far morire 9 persone in auto per incidenti? Soltanto questo weekend sono morti 3 adolescenti in un incidente in auto. Allora, l'emergenza sociale è i morti in auto o questi disgraziati di padri che poi tra l'altro sono tutti quanti indagati per omicidio colposo per questa dimenticanza tragica? Io non tolgo la tragicità a quello che avviene, sto semplicemente dicendo che non è con una legge che si risolve questa tragicità, e se noi volessimo fare una legge davvero, forse ci sarebbero ben altre emergenze da affrontare. Vi sembrerà una cosa ridicola, però forse è il segno, o anche tragica, di come i giornali si focalizzino su alcune robe e non su altre. Ciao.